Tyrion Lannister, dalla casata Lannister. Altezza 1,35 cm, peso 43 kg, anno di nascita 274 dopo la conquista del continente occidentale di Aegon Targaryen il Conquistatore. Ruolo Playmaker Nano. Limitato dal suo fisico, che non gli permette di competere con i giganti della pallacanestro, sopperisce alle doti atletiche con la sua arguzia e saggezza. Studiando tutti i manuali della pallacanestro e riguardando ripetutamente video degli avversari, scova i loro punti deboli. Quando parla, tutti lo ascoltano, dal capo allenatore al portaborracce. Ah, cosa molto importante, nelle sue borracce non c'è mai acqua, ma solo vino! Daenerys Targaryen, casata Targaryen. Altezza 1,57 cm, peso circa 60 kg, anno di nascita 284 dopo la conquista. Ruolo Play Guardia. Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, la non bruciata, madre dei draghi, distruttrice di catene, regina degli Andeli, d'Eroina e dei primi uomini, signora dei sette regni, Khaleesi del grande mare d'erba, regina di Meereen e principessa di Roccia del Drago. Con la sua agilità e leggiadria, supera sul campo i suoi avversari e brucia la retina. Dracarys. La dura vita con i Dothraki è stata un'esperienza che l'ha resa una donna forte e coraggiosa, e nonostante la sua morale compassionevole, è sempre pronta ad agire senza pietà, dentro e fuori dal campo. Come disse Tyrion Lannister, un Aegon il Conquistatore di titoli con le tette. Oberyn Martell, la vipera rossa. Casata Martell, altezza 1,80 cm, peso 75 kg, anno di nascita 250 dopo la conquista. Ruolo ala piccola. Il principe di Dorne, soprannominato la vipera rossa per essere letale sul campo. Il suo stile di gioco mix tra atletismo e forza. Ama lo spettacolo e i suoi crossover e i cambi di direzione sono temuti in tutta Westeros. Robert Baratheon, casata Baratheon, altezza 1,90 cm, peso variabile, 95 kg durante la ribellione al Re Folle e 140 kg all'inizio della serie TV. Anno di nascita 263 dopo la conquista. Ruolo centro. Robert in giovane età ha un fisico che sfiora la perfezione e lo rende dominante sui 28 metri. Quando gioca preferisce ricevere palla vicino al canestro e schiacciare in faccia gli avversari. L'unico modo per fermarlo è fare fallo. Il suo punto debole, infatti, sono i tiri liberi e i tiri dalla media e lunga distanza. Robert è un ottimo difensore e stoppatore. La sua abilità migliore la si vede nei rimbalzi. Da quando è diventato re dei sette regni, smette di giocare per dedicarsi alle sue passioni. Donne e... Bina! Jon Snow. Casata Stark. Altezza 1,73 cm. Peso 70 kg. Anno di nascita 283 dopo la conquista. Ruolo guardia. Il re del nord, il bastardo di Grande Inverno, figlio legittimo di Ned Stark. Compiuta la maggiore età, Ned lo spedisce ad allenarsi in ritiro alla barriera. Qui incontra Joar Mormont, il vecchio orso. Coach severo e poco diplomatico, dal forte carisma vede in Jon Snow un talento innato. Insegna tutto sulla pallacanestro e anche sul carattere da mantenere in campo. Ma è una parola fuori posto, pochi sorrisi, sempre concentrato sul suo obiettivo. Nel campionato oltre la barriera, i Guardiani della Notte vincono molte partite contro i Bruti. Jon legge le situazioni di gioco in maniera divina e ha un controllo del corpo eccezionale. Dopo la morte di Jon rimane fedele ai Guardiani della Notte, vincendo numerose battaglie, fino alla propria morte, tradito dai suoi stessi compagni. Ma Jon Snow non può essere fermato, è un predestinato. Grazie a Melisandre risorge più forte che mai. Con l'aiuto del suo general manager Ser Davos e sua sorella Sansa, ricostruiscono un team competitivo, con il quale riconquistano il nord, distruggendo i malcapitati Ramsay Bolton. Jon Snow è sul tetto del mondo, il pubblico lo acclama. The King in the North!